Pensi che io l'inquinamento, in un certo senso, guardi questa spiaggia, e poi guardi il mare, poi odori l'aria, in un certo senso lo faccio somigliare a una specie di concrezione fisica esterna di quello che noi portiamo dentro di noi di velenoso. Il tema di indagine è un tema attinente all'autoritarismo. Io lo paragono a un veleno che serpeggia proprio nel cuore, nello spirito degli uomini, nelle nostre psicologie. Signor Petri, e come spiega che questa storia così poco premio Oscar abbia ottenuto il premio Oscar? I premi Oscar, come tutti i premi, sono imprevedibili. E soprattutto l'America è un paese imprevedibile. Ora, per esempio, noi sappiamo che la legge dell'Oscar è una legge molto curiosa che rappresenta però in pieno, direi, in modo radicale, una contraddizione che è insita al sistema americano. Cioè, il sistema americano è il sistema nel quale viviamo tutti, più o meno, io direi perfino a est. Vale a dire, la coesistenza, prego, dentro lo stesso sistema di due anime. Cioè, noi sappiamo che l'America è divisa in due parti, una parte che difende interessi di isolazionismo, nazionalisti, imperialisti, ed è la parte che ha dato in questi ultimi anni prova di grande cocciutaggine, che ha provocato più di un episodio bellico negli ultimi 25 anni. Poi c'è un'altra parte che è formata da sinceri radicali, da persone che vogliono e sognano addirittura l'utopia. Ed è un vastissimo arco di umanità che comprende dai marxisti fino agli utopisti, agli anarchici. Questa parte dell'America è molto importante, imponente, direi. Quindi perché l'Oscar non dovrebbe rappresentare questa scissione, questa lacerazione che c'è proprio nella società americana, questa coesistenza di due anime, anzi di due corpi? Signor Petri, e come spiega che questa America che si entusiasma della Love Story si sia entusiasmata al suo film? Ma io ho l'impressione che nel mio film siano rappresentati dei problemi che interessino in questo momento la grande maggioranza degli uomini. Ripeto, è sempre un film, quindi noi parliamo sempre così di una piccola area, di una piccolissima porzione di coscienza, insomma, è l'opera di un gruppo di persone che crede in un'idea e cerca di portarla avanti. Ecco, questa idea naturalmente interessa molte persone in Italia, in Francia e in America, forse anche in Unione Sovietica, non lo so perché i film non l'hanno visto. Il problema della prepotenza del potere autoritario è un problema vivo dappertutto. In America poi, dove vige un sistema democratico che permette una rapida circolazione dei fatti e delle idee, noi sappiamo che di affari riguardanti clan di cittadini al di sopra di ogni sospetto ne scoppiano ogni giorno. L'ultimo clamoroso esempio di affari tra cittadini al di sopra di ogni sospetto è il caso Calley, secondo me. Signor Petri, dato che il mondo, come le dice, è pieno di cittadini al di sopra di ogni sospetto, e sono proprio i cittadini al di sopra di ogni sospetto che danno i premi. Che detengono il potere, quindi danno i premi, certo. Ecco, perché lei non ha rifiutato il premio Oscar? Beh, più di tutti perché io ho scelto una strada, che è la strada tradizionale di quelli che hanno fatto il cinema fin dall'epoca di Lumière, cioè di fare il cinema dentro certe strutture, che sono quelle cosiddette delle industrie.
Questo questa scelta comporta una serie di scelte successive. Vale a dire, per esempio, uno cerca di fare certi film che in qualche modo spostino delle masse di opinione. E sarebbe inutile pensare di fare questi film per poche persone. Non pensare, farli. È inutile. Cioè io considero completamente illusorio l'atteggiamento di chi fa un cinema di élite, che poi l'élite noi sappiamo che appartiene alla classe che detiene il potere. Cioè non dobbiamo illuderci sulla sostanza sociale delle élite intellettuali, sono le élite intellettuali della borghesia europea. E quindi fare un discorso con l'élite è inutile. È importante il pubblico popolare, secondo me. Allora, per esempio, la mia esperienza in questi 10 anni di attività di regista e in questi 20 anni di attività di cinema in generale, che io ho cominciato nel 51, mi ha portato a questa conclusione che l'unico interlocutore serio che conti è il pubblico popolare. E per pubblico popolare intendo il pubblico degli uomini che lavorano, che fanno le cose. Signor Petri, mi consenta un'osservazione. Sì. Lei qui in Italia ha avuto, e da tuttora, la possibilità di fare un film come Indagine. Innanzitutto perché io non sono solo, molti registi non sono soli, dietro di loro hanno il loro pubblico e non solo, ma hanno delle grandi forze sociali, hanno delle grandi forze politiche. Noi sappiamo che in Italia la storia della democrazia, fin da quando fu stordita a colpi di manganello dai fascisti, è una storia che si è potuta scrivere solo per merito di gruppi forti di italiani che hanno sempre lottato per la sua affermazione. Noi sappiamo che la storia della democrazia in Italia e anche in altre parti d'Europa e del mondo è continuamente messa in crisi. Da questo urto continuo, e si riparla di una doppia anima naturalmente della società, nascono gesti, opere, e in fondo un film come Indagine, come Salvatore Giuliano, come Conformista, come Mani sulla città, come La terra trema, come Roma città aperta, come i grandi film, io parlo dei grandi film che sono a monte della mia attuale attività, sono nati sull'onda di una grande, potente spinta di rinnovamento democratico. Signor Petri, e tuttavia di questo film lei ha fatto un grosso prodotto di consumo. Come concilia la sua esigenza di un discorso con l'esigenza del cinema? Il problema è questo, che tutti si servono di certi strumenti, cioè in fondo gli hippie utilizzano le scarpe delle grandi fabbriche di calzature, non solo, ma poi è la legge di questo tipo di società. E non solo le scarpe, sono essi stessi a lanciare una moda, gli hippie, per dire, cioè l'utopia. Quindi questa è una contraddizione, è una delle tante contraddizioni in cui siamo costretti a muoverci, ma io preferisco questa al silenzio, all'underground, al sotterraneo, al criptale, al catacombale, al cifrato, all'enigmatico, all'intellettualistico, cioè alla nutrizione di quelle che io credo siano le élite del capitalismo. Signor Petri, del suo cinema sono state date tante definizioni, cinema di denuncia, di protesta e poi film comizio, sì. Ultimamente film politico. E quale definizione lei ritiene più esatta, oppure quale definizione lei darebbe al suo cinema? Ma Indagine io credo che sia un film popolare e in quanto tale anche un film politico. Io penso che il contenuto politico di Indagine sia risaltato soprattutto per l'adesione di una grande udienza di spettatori. Questo secondo me è il salto che ha fatto scattare. È stato rilevato a proposito di Indagine
che oltre ad essere un film popolare è un film vagamente qualunquista, nel senso che non c'è nulla che diverta tanto gli italiani, e come sì. Di parlare male della polizia. Sì, però poi ha fatto legge, perché per la prima volta è un film che ha parlato in modo critico della istituzione della polizia, e non è stato colpito dal reato di vilipendio. Allora questo fa legge. Allora io credo che il qualunquismo non faccia legge, anzi il qualunquismo non sposta mai nulla. In piccolissima parte Indagine ha spostato qualcosa. Signor Petri, da quegli ottimi prodotti di consumo che in definitiva sono i suoi film, si direbbe che la gente va dal cinema non per sbagarsi, come si dice, ma per ascoltare un discorso. Io penso che sia nel suo diritto. Cioè, la gente ha il diritto di chiedere qualcosa d'altro. Il discorso si può fare anche complesso, vale a dire. La gente nel suo tempo dedicato al lavoro, quindi che chiameremo tempo produttivo, si aliena da se stessa, lavorando, lavora, e le proprie coscienze, le proprie esistenze le dà in prestito a qualcun altro, per esempio a un padrone. Viene minimamente ricompensata in forma di denaro, e solo in forma di denaro. Nel cinema, e poi si può dire anche nella letteratura o nel teatro, cosa cerca la gente? Cerca un rimborso di quelle esistenze che gli vengono rubate, proprio rubate, durante il giorno produttivo. Quindi qualunque mezzo possa essere messo in atto per poter portare il proprio piccolo contributo a questa presa di coscienza collettiva generale, deve essere fatto. Signor Petri, nel sistema e fuori del sistema, comunque tutti i mezzi. Signor Petri, mi perdoni, ma lei del sistema non è che non ci sta poi tanto male? Lei trova sempre un padrone che finanzia le sue idee, ha la Jaguar alla porta, la villa al mare. Me lo devo trovare ogni volta. Cioè non è che, per esempio Indagini, io non l'ho fatto con una produzione tradizionale, era un giovane produttore, il produttore di Indagini, che si chiama Daniele Senatore, e che ha apprezzato proprio il contenuto così anticonformista del film. Io non, per esempio, un film come Indagine non lo vado a proporre a un produttore stabilito, dell'establishment. Non ci penso, proprio non mi viene nemmeno lontanamente la voglia. E quando un film è fuori delle regole non si può stare dentro il sistema. Poi il film rientra nel sistema, cioè è un fenomeno complesso, più complesso di... Quindi io sto bene, sì, però... i premi, ma io penso che finché nel mondo esistono certe ingiustizie non si starà mai bene. Se uno non ha interesse solo al proprio particolare, solo al proprio orticello, più o meno rigoglioso, non si può stare bene, non credo.